Amanti dello spazio e delle letti trasversali, a me! Vi mostro l'edizione limitata della McLuise Spring Edition versione 360. Direi che il modello 360 lo conoscete, lo vedete, l'avete già visto in ogni versione, ma questa è la versione Spring Edition, che quindi è una versione all inclusive con una marea di accessori. Sia a livello di meccanica, comunque ho fatto anche il video del modello 373, sia a livello proprio di accessori. Infatti vediamo ad esempio la doccetta in garage, la veranda, c'è il pannello solare, la retrocamera. Questo è un prezzo anche su strada, eventualmente scontato senza i ritiri di permuta. Meccanica super, 2170 cavalli. Tolto subito il problema del prezzo, che se non me lo dimentico, eccolo qui. Allora, parete grigia stupenda, gli dà subito un effetto decisamente più importante. È un veicolo con una struttura in vetro resina con lo styrofoam interno. Il garage è enorme, guardate qui. Il letto posteriore è regolabile elettricamente in altezza. Quindi andate da qualche parte, togliete il motorino, abbassate il letto trasversale. Qui troviamo la doccetta e la valvola del boiler. Paprika mi aspetta. Comunque, altri accessori che troviamo su questa versione, vediamo l'attacco gas esterno. E questa che era la famosa presa multimediale con tutte le varie prese, attacchi, diciamo, esterni. Ma saliamo. Come vedete dall'interno, qui siamo sulla classica serie 300, colori moderni, un bellissimo contrasto. Nella meccanica, appunto, la meccanica Ford, cambio manuale. Ha già la radio con anche la retrocamera, oscuranti plissettati in cabina, eccoli qua, e questa è davvero una delle piantine più classiche, se si può, così si può dire, ma più funzionali. In questo caso troviamo anche il kit quinto posto, non penso che sia un veicolo comodo per 5 persone, però se eventualmente volete utilizzarlo per 5 persone si può fare. Il tavolo si abbassa e qui diventa un letto matrimoniale. Cucina, è una cucina a L con i due fuochi. Non ha la cappa, ma eventualmente potete prevedere qui di mettere un bel turbovent. Mobili belli capienti, carina anche la mensolina, diciamo porta spezie. E qui lo spazio ce n'è tantissimo. Io adoro sempre l'opaco e qui è un piano che è davvero bellissimo. Non si vede nemmeno tanto le impronte. Frigorifero, un frigorifero classico da 140 litri con freezer e il portabottiglie. Armadio. Ed ecco il lettone posteriore matrimoniale. Qui troviamo un bellissimo pronto letto Ethnic che ci sta alla perfezione. E questo letto qua è 1,30 m x 2,10 m con la propria finestra e, come vi dicevo, adesso è nella posizione alta, ma si può abbassare per essere decisamente più comodo. Prima di passare al bagno, letto basculante. Il letto basculante ovviamente elettrico. Ed è anche un bel basculante con le doghe. Queste sono le reti di
salvataggio, no? Sono le reti di sicurezza da mettere lì sopra. Ah, ecco, non penso sia un camper comodo per 5, perché comunque, se vedete, scendono anche i mobiletti. E quindi questo letto, per carità, fattibile magari per un bambino, per un adulto dorme, diciamo, con i mobiletti sulla testa, che non è proprio il massimo. Poi, qui all'entrata troviamo il braccio per la TV, centralina e CP Plus e bagno. Il letto trasversale ti permette di avere questo bagno, che è un bagno comodissimo, soprattutto per chi magari ha bambini. Questo secondo me è il mezzo proprio perfetto per la famiglia. Anche l'oblò, non ha la finestra perché ha uno specchio bello grosso, ma è un bagno sempre funzionale, tipo ecco una versione qua aveva la finestra, è un bagno molto funzionale e appunto secondo me è perfetto appunto per la famiglia. Cosa ne pensate anche di tutti i prontoletti su caravanlangshow.com? Che dire di altro? Questo mezzo è il mezzo più storico. Io mi ricordo quando ho iniziato in azienda nel 2011, c'era l'MC460. È un mezzo che è appunto è storico, quindi è una piantina evergreen, come dicono. Perfetta per le due persone, perfetta per le quattro. Che dire di altro? Se vi piace il letto basculante, per questo è un discorso a parte, perché due persone di per sé si adeguano per qualunque cosa. Le quattro dipende molto dalla tipologia di viaggio. Perché? Perché ad esempio per due bambini, per chi ha bambini, valutate il mansardato, anche se viene un po' demonizzato da tutti. Il mansardato ti permette di avere quattro posti letto, sempre pronti, fissi, tutto il resto. Ad esempio, io per chi fa viaggi magari un po' più stanziali, secondo me il mansardato è oggettivamente più comodo, perché se tre persone vogliono dormire, uno al mattino si vuole alzare, far colazione, uscire, può farlo. Viaggi itineranti, dove principalmente si tende ad andare un po' a dormire, a svegliarsi tutti insieme, o comunque famiglie con queste abitudini, il letto basculante non è un problema, perché tendenzialmente, appunto, come dicevo, ci si alza e si va a dormire tutti insieme. Però questo è uno dei semi integrali con l'interno più spazioso, che quindi, appunto, anche se siete in quattro, lo spazio interno c'è. E l'ultimo, come Spring Edition, che ha un prezzo davvero vantaggioso, ma davvero, perché comunque con queste dotazioni non è facile trovarli ultimamente come mezzi, una luce bruttissima. E boh, per il resto, prossimo video probabilmente guardiamo, vi mostro ufficialmente Switch, e quindi mettete mi piace, seguite il canale, tra parentesi arriviamo ai 10.000, vi ricordo che faremo la promozione dei prontoletti. Quindi, mi raccomando, seguiteci sul canale. Ciao a tutti!